DEF di questo governo. Secondo lei qual è il futuro, cioè qual è il futuro dei rapporti tra l'esecutivo e l'Europa? Ma insomma, chiaramente ci sono gli obiettivi di finanza pubblica che sono fissati, e quasi lo si riconosce, anzi in alcuni casi lo si riconosce esplicitamente, appunto nella nota di aggiornamento al DEF, questi andamenti previsti non sono coerenti con le regole europee. È chiaro quindi che la Commissione ha risposto con una lettera notando più o meno la stessa cosa. Che cosa succederà adesso? Non lo so. Il problema della Commissione in qualche modo è che la Commissione è molto vicina alla fine del proprio, ci sono elezioni europee a maggio, a fine maggio. Potrebbero intervenire con una richiesta di revisione formale della legge di bilancio già diciamo verso la fine dell'ottobre. Una volta che è stato mandato la legge di bilancio all'Unione Europea, a metà maggio potrebbero reagire in tempi rapidi e in qualche modo bocciare, chiedere una revisione formale. In questo caso il governo italiano, secondo me, probabilmente, visto come si è l'atteggiamento con l'Europa del governo italiano, probabilmente rigetteranno questa, e a questo punto in teoria la Commissione potrebbe iniziare una procedura formale di deficit eccessivo che potrebbe portare a penalità per l'Italia, prima di attendere ancora i dati sul 2018 che arriveranno soltanto a marzo. Non lo so che cosa faranno, sinceramente. Sarebbe un passo che non è mai stato fatto per altri paesi, quello di rigettare la legge di bilancio e iniziare una procedura di deficit eccessivo prima di attendere il risultato dell'anno in corso. Però potrebbe succedere. Sono determinanti le europee comunque, assolutamente. Ecco, l'altra situazione è che cosa succede dopo le europee. Io credo che qualcuno, anche qui in Italia, abbia in mente che se dalle europee esce un Parlamento, diciamo, di colorazione sovranista o comunque avverso alle regole fiscali europee, che ci possa essere un cambiamento. A me sembra difficile che anche che ci possa essere un cambiamento marcato delle regole europee, perché se anche ci fosse un casomai più probabile che un Parlamento sovranista si vada in una direzione completamente opposta in termini di gestione dell'euro, senza entrare nei dettagli.